Danni precari all'El Foundry di Avezzano, ora addirittura rischiano il posto, così la Wiltemp, che da un anno circa chiede risposte all'azienda, ha ripreso in mano la vertenza in tutta la sua delicatezza, dando vita ad un presidio permanente, mentre lunedì ci sarà un tavolo promosso dal comune di Avezzano. I sindacati parlano di carichi di lavoro eccessivi, niente pause, chiamate per SMS e il rischio di non vedere riconfermati contratti che in alcuni casi sono in essere anche da 14 anni. Il rischio insomma è di vedere circa 100 lavoratori su 110 non solo non stabilizzati, ma addirittura mandati via dall'azienda. Per i somministrati l'avvertenza è molto delicata e in un momento in cui il mercato dei semiconduttori va bene, non si spiega perché non si stabilizzano questi lavoratori. Siamo di fronte a un'azienda che purtroppo ha deciso di precarizzare il lavoro, difatti sta tirando fuori più di 100 persone non per mancanza di lavoro ma solo per sostituirle. Rispetto a questa situazione noi siamo stati costretti ad effettuare uno sciopero e conseguentemente anche un presidio permanente proprio per cercare di far stabilizzare queste persone o presso l'azienda e le foundry o altrimenti la nostra proposta è attraverso le agenzie per il lavoro che consentirebbe all'azienda la flessibilità necessaria ma consentirebbe la continuità occupazionale ai lavoratori coinvolti. Rispetto a questo abbiamo fatto un presidio e un confronto con le parti politiche e i sindaci del territorio che ha prodotto un tavolo tecnico che si aprirà lunedì pomeriggio presso la sede del comune di Avezzano.